Yoga. Salve a tutti ragazzi e bentornati su la barde quadrata. Siamo su server 2. Sì, ovviamente sì, e questo è, porca puttana, Dark Shadows con le farfalle quando piove. Farfalle grosse come fogli F4 proprio. Bella farfallina. Bella farfallina. Si muove con la naturalezza proprio incredibile. Mamma mia. Ma non è possibile che qualsiasi cosa ci sia su sto gioco sia buggato. Non è possibile. La farfalla che fa una capriola. Oddio, ha fatto il backflip, hai visto? Madonna. Oddio, ragazzi, cominciamo sempre male il gameplay. Non c'è niente da fare. E la cosa più brutta di tutte è che io, giustamente, non puoi vedere. Ho un muro invisibile. Oh merda, com'è? Mi salvare perché. Guarda che bello. Ho paura di poter uscire fuori. Ovviamente. Ma molto probabilmente riuscirai ad uscire fuori dalla mappa. Non è che ci voglia poi molto in questo gioco. Sono impenetrato. Sì, sei ai limiti con lo skybox. Ah no, sei morto proprio. Ma hai sentito la voce? Sì, 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 sì. Ma come ti se la ride? Ma non è lui che ride qua. Praticamente sono caduto da uno scalino e sono morto. Secondo me, meno però, male noi che ci stiamo. Meno male che hai salvato. Secondo me, noi dovremmo viverci questa avventura un po' più alla Sabaku no Maiku. Un po' più coinvolgente la cosa deve essere. Che dici? Cerchiamo di capire la storia di questo gioco. No. Allora, facciamo un passo indietro. No. Iniziamo in un castello in cui dobbiamo picchiare un orco. Ma la storia c'è, è abbastanza interessante. Solo che finisce lì. No, non è vero, perché dopo aver picchiato un orco, la storia ci butta in un cimitero dove ne dobbiamo uccidere 16. E qui probabilmente ne dobbiamo uccidere 32. Quindi il sovrano di questo reame amava le tabelline. No, qui ne dobbiamo uccidere 21. Ah, 21? Quindi c'è tipo... è altissimo, dovrei morire nel passo. Ok. È morto questo, sì. Comunque quella è la barda... c'ha delle iscrizioni sopra. Sono delle iscrizioni molto antiche. Potrebbero risalire al mondo antico, mentre il drago governava. Io credo che questa alabarda sia una merda. E poi magari, il fatto che tutto sia una merda magari riconduce a un despota maligno che in tempi antichi addestrava i draghi, li faceva cagare sulle coltivazioni per fertilizzare. C'è una staccionata altissima qui. Molto proporzionata, devo dire, quella staccionata. Ma forse su sto gioco non ce la farebbe nemmeno il buon Sabaku a fare un'analisi profonda, perché veramente non puoi analizzare niente. Tua mamma. Banzai! Senti, vabbè, dai, lo volevo fare. No. Hai voluto fare il colpo speciale che sai benissimo che non serve a un cazzo. Ma perché, scusa? Non lo so. Allora, in questo gioco hai un attacco che puoi utilizzare, uno che non lo devi utilizzare perché non serve a niente, e questo che ti fa perdere. Sì, vabbè, ma mi si scrive. Load. Così. Vuoi giocare tu? Dai, no, sto giocando io sempre. E va bene così, perché io non lo voglio più toccare sto gioco. Guarda, io ci ho giocato più di te qua. No, adesso no. Ho ucciso più di 25 nemici. Adesso sì, però diciamo che la prima analisi critica del gioco l'ho fatta io, anche insieme a gente. L'ho testato su degli amici, insomma, un po' come si fa con i topi in laboratorio. Come avete potuto vedere, questi caricamenti non sono messi così a caso, perché volevamo far vedere che sono quasi falsi. Nel senso che è apparso un attimo prima la schermata, palesemente era già tutto caricato, invece poi hanno voluto metterci il loading perché faceva figo, no? Sì, che si sappia che... io ho una teoria. Questi qua hanno fatto un gioco brutto come il culo apposta per diventare famosi su internet. Per noi proprio. Ma no, per noi, perché sanno benissimo che ci sono diversi canali YouTube e tanti blog in cui si parla alla tua sinistra ciupa. Lo so, però occhio, c'è una salita molto ripida. No, c'è un cespuglio che gli blocca la visuale, non ti vede. Fermo lì, fermo. Oh, ehi. Ah, però in salita, vedi, ha dei problemi a deambulare quello ragazzo. Mamma. Si fanno più interessanti i combattimenti, come vedete. Dopo un po'. Oh, guarda, un oro. No, merda. Vedi. Ma allora qui forse c'è l'antico popolo dei nani. No, sono foglie morte, cazzo.
Io... che messe così sembravano oro, ma insomma. Oh, c'è un posto dove se mi apparisse un mostro sarebbero cazzi a mare. Va bene, dai, io ho visto il codice, ah, dai, bloccami un'altra volta, dai, ah, dai, oddio, ribloccami, oddio. Dai. È fenomenale che si possa... Hopefully the rain will stop soon. Fortunatamente la pioggia smetterà presto. Ma io voglio passarci di qua. No, c'è la musichetta di Vittoria, nonostante noi abbiamo disabilitato le musiche. E abbiamo finito il livello, cazzo! Ma come abbiamo fatto? Abbiamo usato la C. Siamo passati attraverso. Ma veramente stai a fa'? È finito il livello. Cioè, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay, se ce la facciamo, sempre sì.